Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, ci eravamo lasciati qua, in attesa di iniziare la miriade e la sfilza di partite che ci sono a dicembre, fra l'altro di super partite che ci sono a dicembre, diciamo in un tempo molto molto ristretto, perché siamo all'11 dicembre, non si è iniziato dicembre adesso, come vedete dal titolo, ma in realtà dicembre si è iniziato nel precedente video e i motivi sono stati ovvi, perché ci sono 8.000 partite a dicembre e c'erano solamente 3 partite a novembre. E niente, quindi iniziamo la prima di tutte le partite che dobbiamo fare. Si inizia subito con un super big match, anche se poi anche quelle dopo saranno super big match. E niente, gioco in casa contro l'Arsenal. Allora, guardiamo un po' come siamo messi a livello di condizione fisica. I ragazzi sono messi bene, infatti. Ok, iniziamo. Battono il calcio, inizio ad avversari e la partita inizia. Si gioca a notturna, quindi anche più, non so, io la sento di più. Tra l'altro è la prima partita del video, vediamo di iniziare a modino. Almeno a livello di risultato. Poi se si gioca di merda mi importa ne sia, mi basterebbe solamente che non vinca l'Arsenal, ecco. Va a vedere, ecco, aperto bocca. Porca miseria. Bene, no, aspetta, è ancora finita. Bene, to. Che caonati. Subito iniziale. Occhio, oh, mamma mia. Ragazzi, non è che siamo partiti molto bene, eh? Siamo decisamente un po' disattenti, ma pochino. E ci è andata pochino di culo. A Williams. Dio buono te. Boh, di destro fra l'altro, che non sarebbe, cioè che non è il suo piede se non sbaglio, quindi sarebbe stato un gol ancora più bello. Bellissima palla per Gabigol! 1-0 di potenza alle spalle del portiere. Al 21esimo, lo sblocca proprio lui. Gabigol! Su un bellissimo, decisamente bellissimo passaggio di Witzel. Vai, ancora Gabigol! Tira! Dio, buono te. Vai, Witzel! Eccolo lì! Witzel! L'azione non è ancora finita, diciamo. Quella di prima con Gabigol. Finisce adesso con il gol di Witzel. Un assist e un gol per lui. Partenza super, anzi, primo tempo super per Witzel. Mamma mia, Tielemans! Fa ciccio Tielemans! Maremma cani! Aspettato troppo. Finisce così comunque il primo tempo, eh? Vabbè, l'avete visto. E niente, che dire, a parte i primi 10-15 minuti di sofferenza, poi per il resto ottima prestazione, perché siamo proprio riscattati appunto in quei 10-15 minuti, addirittura siamo stati in grado di non solamente andare in vantaggio, ma addirittura di fare due gol. Bene così, oh, teniamo, teniamo tutto nel secondo tempo, e se possiamo, se è possibile, cerchiamo addirittura di allargare lo scarto. Occhio, 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 occhio! No, dai, sì, no, però. Boia, che palle. Poi l'ha presa proprio un pezzettino dopo, perché sennò ce la faceva, a stopparla, via, Bellerina. Invece purtroppo. Autogol, porca miseria, brutto prende gol così, Ne ho fatte anch'io quest'anno, cioè, a parte è andata di uno. Però dè, quando capita a tempo, brutta, che cosa. No, 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 non ci voglio rete. Ma dai. Ma dai. A parte il 2-2, porca miseria, 0-2-2 nel giro di 20 minuti. Ma poi hanno fatto due gol così, uno peggio dell'altro. Qui un culo, porca miseria. Oi, oi. Vabbè, è andata così. Dai, cerchiamo di non andare giù e di fare un altro gol e cercare di non prendere un altro, dato che sembrerebbe che il binario sia bello. Cambio, così, anche se mancano 10 minuti. Allora, come sempre, via Tielemans, via Bailey e via Witzel. Vai, soliti tre. Vai Odegaard! No! Finisce così. Poi ho visto il quadratino dell'infortunio bianco accanto a Gabigol. Cosa vuol dire? Che si è fatto male? Comunque pensavano, a parte che siamo stati dei brodi abnormi,
a farci riprendere. Meno male che alla fine si è pareggiato, perché come stavano andando le cose, ho detto, stavolta si perde. Però siamo stati liberati uguale. E oltre a questo, pensavo che l'autogol ha fatto proprio Bellerin, che è, cioè, l'ex. Oltretutto, proprio, oltre al danno anche la beffa. Vabbè, meno male comunque. Siamo prima adesso, sì. L'altra volta ero nel dubbio perché non sapevo se a pari punti si era sopra o sotto al Tottenham, invece a quanto pare siamo sopra il Tottenham. Vabbè, non sta tutto bene così, siamo sempre lì. Seconda partita del video, si gioca contro lo United laggiù a Manchester, quindi fuori casa. E il Tottenham ha vinto, una partita in più, quindi da 33 punti. Fra l'altro mi è venuto in mente ora, qui c'è il magico Correa, Alex, chissà se gioca o meno. Guardiamo, tanto vediamo come siamo messi noi a livello di condizione fisica. Mettere là intanto questa maglia lì. Vediamo un po'. No, siamo messi bene, però voglio fare un cambio io. Voglio far giocare Mbemba al posto di Zuma. E Martial al posto di Vizia, anche se non ha giocato male l'altra volta. Però voglio fare qualche cambio, così come Odegaard al posto di Tielemans e Czerny al posto di Bailey. Vai, fa un po' di ambi. Battle United del calcio inizio e anche questo big match inizia. Oh, mamma mia, Donnarumma l'ha levata non ti sa come, però cazzo, svegliamoci un po' dietro. Te lo volte si parte e si dorme. E boh, che traversa. Si leva, ragazzi, la leviamo. Attenzione che lecione, da posizione quasi impossibile. Oh, se il portiere non la toccava probabilmente andava in porta, eh? Anche va, prenditi giallo, vai. Finisce sì il primo tempo, 0-0. Sotto certi punti di vista meno male, sotto altri purtroppo. Anche se forse è meno male, perché ha attaccato, secondo me, più il Manchester rispetto a noi. Comunque, iniziamo il secondo tempo. Tiraccio, tiraccio di Gabigol. Non ha preso nemmeno la rincorsa, tirato da fermo lui. Bella roba, bella palla, eh? Peccato, troppo lunga. Vieni, Vaclavone, vai, Vaclavone. Bravo. E questo è clamorosamente calcio di rigore al 70esimo per noi. Però restiamo calmi, perché? Perché non è detto che si faccia per forza gol. Tante volte i nostri cari amici, vedi Anacho, vedi a tempo quando c'era Correa che fra l'altro c'era nel United, ma sembrerebbe fa la panchina. Addirittura la tribuna, chi lo sa, non l'hanno buttato dentro. Guardiamo un po' che lecione. No, lo vedi? Lo vedi? Maledetta la miseria. Palo, ma dimmi te se è possibile. Sì, è possibile, però cazzo. Vai, uno lì! No, non ci voglio rete. Cambio. Leviamo Odegaard, che è stanco. No, ma come cazzo è possibile? Ma porca miseria. Ma che cazzo di... Oi, dimmi te, Paolo. Non è Kelechi il rigorista, non deve essere Kelechi. Almeno per ora. Però Paolo, la prossima volta se dovesse riapitare, lo cambio, eh. Che più quelle sbarre deve le butta dentro, porca miseria. Vero lo controllo io, ma de, cazzo. Ci sta anche merda. Niente, anche stavolta finisce con un pareggio. Però de, mi girano le scatole, perché porca miseria. Ci sta avuto anche l'occasione di andare in vantaggio con i rigori. Oh, tiro in porta al 0 alla fine, perché anche quello lì era palo, quindi non è un tiro in porta, anzi è per sé. Porca troia, che palle. Meno male il City ha perso, vedo, contro il Sunderland in casa 2-0, fra l'altro. Però c'è il Tottenham ha vinto, quindi ora siamo siondi, siondi. Andiamo a fare la prossima partita, vai. Allora, terza partita del video, un altro big match, perché si gioca in casa contro il Chelsea. Allora, non guardiamo la classifica perché sennò ci si fa prendere dagli scompensi, tralasciando anche lo Swansea che si è drogato. Vabbè, comunque, lasciando sta la classifica, non parlo di bella. C'è da dire che noi, vabbè, nel gioco si gioca sabato 23 e poi si rigioca lunedì 25, Monday night, credo, lo so, comunque di lunedì, contro l'Leicester. Quindi lì c'è da fare parecchi, ma parecchi cambi, più, anzi, più che cambi c'è da fare parecchia attenzione. Allora, momentaneamente sono tutti belli carichi, poi dopo chi lo sa. Allora io direi di far giocare Mbemba a posto di Tah. Poi di far giocare Witzel, anzi Martè a posto di Witzel. E di rimanere per ora così.
Tra l'altro, cosa che mi sono dimenticato di dire prima, vi ricordate quando a controllarsi alla fine partita, ho detto, boia, c'è Gabriel, c'è il cosino dell'infortunio. Meno male poi, a quanto pare non è successo niente, non sarebbe fatto male per 2 giorni, per niente. Meno male. Comunque, per quanto riguarda questa partita, iniziamo così, poi tolleremo chi è un po' più stanco, indipendentemente dall'utilità, il risultato permettendo. Battono il calcio inizio l'avversario, insomma il Chelsea, la partita inizia. Vediamo un po' come andrà a finire questa partita, se andrà a finire con un altro pareggio o con un risultato diverso. Qualcuno ci sa, una bella sconfitta. No, Zotta, Zotta! Non male. Finisce sì il primo tempo, 0-0, sinceramente è parecchio noiosa la partita. Per chi si gioca principalmente a centrocampo e si schiava lì. Si va avanti, poi ci lava in palla, poi si lava palla a noi, si riparte, ci lava in palla, insomma tutto così. Speriamo che nel secondo tempo le cose possano andare diversamente, che possa essere almeno una partita divertente. O magari possa essere per noi soprattutto. Occhio! Mamma mia! Sta per fare un gol Zuma di ginocchio. Tra l'altro se avesse fatto l'autogol è un'altra volta a fare l'autogol ex, eh. E lui? Porca miseria! Mamma mia, che culo. Occhio! Fuori, meno male. Cambio, faccio un bel cambio. Guardiamo un po' chi c'è di veramente stanco. Alla Tielemans, di solito uno di quelli si stanca sempre. Poi, leviamo Dembélé per mettere Cerny. E poi, dopo tanto, si fa rigioca Perez, che si mette al posto di Arnautovic. Se no, perché girerà poi la prossima partita. Boom, fuori. Bimbi, li stanno prendendo, no, pallonate, eh. Però sono molto più pericolosi loro di noi. Porca miseria, vediamo un po' di svegliarci un po'. Boy, ha detto fatto. Ecco, non avevo voluto tirare così. Mamma mia, Cerny manca fino, ci porta in vantaggio. E lui? No, 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 sul finale no, però, no sempre, ma no così sul finale. Porca puttana. Ai, ai, via, tutti su, si prova qualcosa, ma non ci sta mia tempo. No, va bene. Porca miseria. Oh, l'avevo detto, speriamo che alla fine il risultato finale possa essere diverso da altre partite. De mammiosi. Vabbè, sicuramente vittoria meritata da parte del Chelsea, ci hanno fatto più loro di noi. Però che palle, prende il gol così all'ultimo è veramente vile. Come avevo detto prima, subito dopo 2 giorni in un'altra partita si gioca appunto fuori casa contro Leicester. Vediamo un po' se siamo messi, se ne sono messi veramente male. Però spero che anche loro lo siano. In teoria sì, però poi chi lo sa. Guardiamo un po' cosa si può fare. Allora, poi Odegaard ha già giocato poco e è stanco anche lui. Però si mette. Almeno Cerny, cioè, manca solo il pezzettino. Però beh, non male c'è. Facciamo così, guarda, faccio giù anche castagne. Vai, iniziamo così. Via, si battono il calcio inizio e da bimbia. Guardiamo, non so, se avete voglia magari di riuscire a portarci a casa la prima vittoria. Fra l'altro del video, chiaramente. Perché comunque da quando è iniziato questo video non si è ancora vinto una partita. No, tanto per ricordarvelo così. Boh, Anastasi 3. Boh, butto prova così. Da posizione brutta. Bella, vai. Vai Gabigol, vai Ciccio. Tira! No. Si leva, si fa tirare. No, si fa anche gol. Ma porca miseria. Ma che cazzo, a parte che è la prima volta che arrivano in porta, addirittura non è che fanno un tiro. Ma poi di, ma fateli fare cosa ne pare, sai. Oh, in mena di. Finisce sì il primo tempo, 1-0 Leicester, ma porca miseria. A parte che non è corretto, perché il più giusto era il pareggio se nel caso non avesse in vantaggio noi. Però di, porca miseria, svegliamoci un po', eh. Ma no, vediamo se nel secondo tempo si riesce a far cambiare le sorti della partita, cambiare le sorti della partita, perché sennò veramente è un bel casino, via. Da, ma che tiracide. Tielemans, boh, peccato, de, troppo centrale, via. Vai, che lecione.
Maremma cane, madonna santa di... Vai, che lescione, porca miseria. E vai, ma dai, ma dai, ma non è mai possibile. Via, fammi fare un cambio, guardiamo un po'. No, che lescione lo lascio. Allora, levo lui, anzi. Sì, lui. Lui. E lui. Va, no, catino, ho sbagliato. Vai, si fa così. Via, ora voglio vedere. No, non ci siamo, non ci siamo. Male, male, male. Anzi, di male in peggio. Pareggio, pareggio, sconfitta, sconfitta. Non ci siamo. Ma mia tanto per la classifica, cioè, sì, chiaramente scoccia. Dici, boh, ero primo, ora sono, boh. Chissà, vero, diciamo che l'obiettivo addirittura sarebbe metà classifica. Per me l'obiettivone sarebbe arrivare in Coppa UEFA o massimo Champions League, ma de, boh. È per un discorso di... Come dire... Di andamento, cioè una cosa incredibile. Si va giù opposto ad andare su. Boh. Comunque, ultima partita del video e ultima partita di dicembre. Giochiamo in casa contro l'Everton. Guardiamo come andrà questa. Almeno questa, vediamo un po'. No, lasciamo questa di maglia, vai. Siamo messi abbastanza bene. A livello di condizione fisica, io farei così. Dove è andato? Quello non lo vedo più. E Zuma che sembra un po' più stanco fra di voi. Via, iniziamo. Guardiamo se almeno questa riusciamo a finirla in maniera diversa a livello di risultato finale, ecco. Giochiamo in notturna, battiamo il calcio inizio noi e dai bimbi, eh. Attenzione Williams, io ho fatto tutto da solo. Vai, che lescione! Vabbè. Vai! Eccolo lì! Gabigol! Finalmente! Riusciamo a fare un gol, porca miseria. Dopo 7 minuti la sblocca lui. Ale, via. Bene. Super partenza se Dio vuole. Tira. Tira, Gabigol. Ancora, no. Boia. Oh, rigore. Clamoroso, eh. Via. Ora no, faccio riparte anche stavolta Iheanacho. Poi se lui sbaglia, cambio. Perché questi ragazzi devono trovare il modo di sbloccarsi per davvero, eh. Capisco che è un gioco, però porca miseria. Mia. Non paura. No, bimbi, è il colmo. È il colmo. C'è una maledizione su Iheanacho. Dai, de. Ma porca miseria. Ma si scherza. Ma siete scemi, eh. No, io non ho parole. Ma guarda che abbracci. Cosa è successo a sto gol? Cioè, Mamba l'ha toccata, poi l'ha to deviata lui di testa e Bellerino ha capito una serie. Autogol. Boh, non ho parole. Silenzio, silenzio. Com'è andata? Ormai tanto non si può fare nulla. Però è andato a scadere il primo tempo, eh. Tanto per... Ciliegina sulla torta, via. Via, finisce proprio così. 1-1. Non dico niente, eh. Tanto quello che è successo, bene o male l'avete visto. Procediamo con il secondo tempo. 3 contro 2, voglio vedere come va a finire. Lo farò. Troppo forte, troppo alto. Mamma mia, manco Pino vanno in vantaggio. Vai! No! Qui vabbè, non c'è da dire niente, no. C'è solamente il classico gioco simpatico che non mi può far far gol. No, qui è nascio peraccio, ho fatto anche troppo. Attenzione! Finisce così, 1-1. Oh, almeno non si è perso, eh. Ma de. Ma de. Cioè, ragazzi. Io boh. Era partito tutto sprint, no? Guardate anche le statistiche, grazie. Vai, basta. Ho ripartito tutto in sprint, vuol dire no, non l'abbiamo persa, abbiamo pareggiato. Poi però ho detto no, ma guarda me perché e come si è pareggiato. Ai ai. Video da dimenticare, eh. Prestazioni, anzi risultati finali da dimenticare. Come vedete siamo entrati nel mese di gennaio, nel 2018 addirittura. Quindi arrivo alle conclusioni perché il video di per sé è finito. Allora, per quanto riguarda la classifica che siamo messi, è tutta a destra e non dico niente.
perché non ho voglia, date le cose successe. Scusate, ma sinceramente mi girano un po' le scatole, perché in 5 partite si è fatto 3 punti. Lasciamo stare questa serie. Poi, come vedete, la prossima partita sarà contro il Manchester United un'altra volta, ma in casa, e non capisco come mai deve fare il Giove sto calendario lì. E niente, che dire, speriamo che l'anno nuovo ci porti nuove emozioni e nuovi risultati, magari positivi. Comunque, dai, a parte gli scherzi, è stato un video da dimenticare per quanto riguarda i risultati, non tanto le prestazioni, perché comunque tutto sommato, a parte in alcune occasioni, non abbiamo giocato male, nel senso, ve lo dico io, anche se magari voi non avete visto. E è andata così. L'unica cosa è che, vabbè, nonostante tutta la classifica non è così malaccia, nel senso, perché ok che siamo avanti, ma ci sono anche una partita in meno, e volendo si può arrivare almeno terzi, e se si vince, chiaramente. E basta, come sapete, come avete visto, col mese di gennaio chiaramente inizia anche il discorso, inizia il calciomercato invernale, quindi se avete qualche suggerimento io ve ne sarei molto grato, se mi scrivete insomma sotto il video, in chat, cacchio vi pare, dove volete, e niente, quindi questo è quanto, quindi arrivo alle conclusioni, e come sempre in primis vi ringrazio per la visualizzazione. E poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie qua, ma non solo. Via, detto questo, ci vediamo al prossimo video, che come già dissi nel precedente episodio non so quando potrà uscire, dato che ho diciamo delle problematiche a livello di tempistiche e anche lavorative, quindi come già dissi a fine video precedente, credo che da qui a Befana, dopo Befana, ovvero bene o male quando magari non lo so finisca tutte le feste bla bla bla, può darsi che appunto da qui a Befana usciranno pochi video, addirittura non usciranno video, boh, non lo so, vediamo un po' come andranno poi le cose. Io non vi assicuro niente, ecco, vi dico solamente che da qui a Befana forse potrebbero uscire pochi video o addirittura niente. Vedremo. Via, comunque vi aspetto al prossimo video. Ciao!